alzi la mano chi si attendeva. Una partita memorabile tra una buona squadra di media classifica, una alle prese con la Melma retrocessione e la Melma, quella vera, ad impantanare il Castellani. Sì, va bene, memorabile non è stata, però non ci si è assopiti da subito, perché il Modena ha rischiato il vantaggio col destro su punizione di Surraco già al terzo, destro bloccato da Bassi. Stesso discorso al sedicesimo, quando il pericolo è al quadrato. Prima Bassi esce su Lazarevic, poi Nardini chiude troppo il compasso dalla media. La sostanza è: il Modena fallisce, l'Empoli no. E quando dici Empoli c'è sempre di mezzo Riccardo Saponara, che disegna la traccia per Maccarone. Palla velenosissima e Andelkovic spedisce nella propria porta per salvare alla disperata. 1-0 Empoli, che mette la freccia senza meritarlo, ma quando hai Riccardo Saponara in squadra e parli di Serie B, poi tutto diventa fatalmente più semplice, semplicissimo. 60 secondi dopo, quando Saponara distrugge la destra di Marcolin, mette in mezzo per Maccarone, ma trova Tavano. Cambia nulla, è 2-0. La musica diventa sempre più assordante per il Modena, sempre più in balia delle onde, così, all'improvviso, così, senza aspettarselo, senza aver fatto nulla per... Neanche il secondo tempo cambia la melodia. Ci prova Dalla Bona al 57esimo. Punizione cross smanacciata da Bassi prima che l'Empoli segni il 3-0 e per una volta non c'entra Saponara. Ma Pratali che rilancia l'azione. Tavano apre bene per Maccarone. Controllo e tiro sotto la traversa per il 3-0 al minuto 61. Che è una punizione quasi inconcepibile e che vuol dire gara chiusa, perché tre cazzotti, tre in sequenza, fanno talmente male che per rialzarsi altro che Mohamed Ali. Eppure il Modena si tiene alle corde e trova la forza di resistere al conteggio. Immediatamente Nardini crossa, la difesa allontana male, palla rimessa dentro e stanco, entrato da poco, accorcia. 3-1 e Modena che mantiene una piccola speranza, talmente piccola che quasi non si vede. Ma il futuro è di chi crede alla bellezza dei propri sogni e stanco, sempre lui. Per poco non trova il super gol di giornata due minuti dopo al volo su corner. Neanche il tempo per pensare che si poteva riaprire, che si riapre davvero. Merito di Federico Moretti al primo gol in giallo blu, tiro a pelo d'erba e Bassi sorpreso. 3-2, tanto per ricordare che niente è ancora scritto e che il terreno del Castellani non è proprio perfetto, anche se Bassi appare tutto fuorché reattivo nel calcolare la traiettoria. A quel punto viene da pensare che la banda Sarri potrebbe accusare il colpo, perché no, nulla di male, provare paura. Niente da fare, i vecchi volponi come Maccarone ne hanno viste troppe, talmente tante che anche lo straordinario diventa possibile. E Moro è la vita da mediano che si regala un pomeriggio di gloria. Minuto 86, 4-2 stavolta, finisce davvero. Finisce per Marcolin, che deve ripensare al Modena e al suo volo da grande rimandato. E finisce per Sarri: vivere al limite e non farsi del male, vivere da Empoli.